In questo video presenteremo la saldatrice Sherman Digitig 200 DC Multipro. Il dispositivo fa parte della serie Digitech ed è progettato per lavori di saldatura professionali. È stato realizzato con tecnologia IGBT e è dotato di controllo digitale. Viene utilizzato per la saldatura manuale in corrente continua DC, con la possibilità di accendere gli archi nei metodi TIG HF e TIG Lift. È ideale per saldare acciaio nero, acciaio inossidabile e metalli colorati. Il kit di saldatrice include una maniglia per la saldatura MMA con elettrodo rivestito, un cavo di massa e una maniglia TIG modello T26 con articolazione per il cannello. Il collegamento dei cavi e delle maniglie di saldatura è molto intuitivo. Sul pannello frontale ci sono segni grafici che indicano dove collegare ogni spina. Per il metodo TIG, il cavo di massa viene collegato alla presa con polarità positiva, mentre la maniglia viene collegata alla presa negativa. Successivamente si inseriscono la spina di controllo della maniglia e la spina del gas. I set di attrezzature per la torcia TIG di tipo Pyrex sono progettati per la saldatura professionale di leghe che richiedono una buona protezione gassosa. L'uso di un ugello trasparente realizzato in una lega di vetro speciale, resistente alle alte temperature, offre all'utente un'ottima visibilità della pozzanghera di saldatura, facilitando l'inserimento del filo e il seguire la cucitura. Inoltre, i set sono dotati di una lente a gas, con una progettazione speciale che garantisce un'eccellente protezione gassosa per l'elettrodo e il suo ambiente immediato. I set tipo Pyrex consentono la saldatura in luoghi di difficile accesso, dove un ugello in ceramica standard ostruirebbe completamente la vista del saldatore e limiterebbe la conduzione libera del processo di saldatura. Presenteremo il pannello di controllo della saldatrice, le funzioni e i parametri di saldatura regolabili. Sul pannello ci sono 4 pulsanti per selezionare la modalità di funzionamento e una manopola per regolare i valori dei singoli parametri. Premendo il pulsante, si passa tra i parametri di saldatura disponibili. Il pulsante Pulse seleziona la modalità di saldatura in modalità pulsata o senza pulsazione. Il secondo pulsante, Mode, viene utilizzato per selezionare il metodo di saldatura. HF per la modalità TIG con accensione ad alta frequenza, Lift per la modalità TIG, in cui l'accensione dell'arco avviene toccando l'elettrodo di tungsteno con il materiale da saldare, e MMA per la saldatura con elettrodo rivestito. In questo metodo è possibile regolare la corrente di saldatura e, premendo il pulsante, regolare la funzione Arc Force, cioè controllare la dinamica dell'arco di saldatura. In modalità TIG è anche possibile scegliere tra il funzionamento in 2 tempi o in 4 tempi. I parametri di saldatura regolabili per il metodo TIG includono il flusso di gas prima della saldatura, regolare il valore della corrente iniziale, determinare il tempo di aumento al valore della corrente principale, regolare il valore della corrente principale, il tempo di discesa della corrente, cioè il riempimento del cratere, il valore della corrente finale e il tempo di fuoriuscita del gas dopo il completamento del processo di saldatura. Quando si salda in modalità Pulse, è anche possibile regolare parametri aggiuntivi come il valore della corrente inferiore espresso in percentuale rispetto al valore della corrente superiore, impostare la durata di ciascun periodo di corrente di saldatura, cioè il tempo di corrente superiore rispetto a quella inferiore, e si può impostare la frequenza di pulsazione, cioè il numero di cambi di corrente superiore e inferiore in un secondo. Benvenuti nel nostro negozio online, dedicato non solo ai saldatori. Offriamo un'ampia selezione di apparecchiature di saldatura professionali, comprese saldatrici, torce, elettrodi e accessori per saldatura. Una funzione utile di questa saldatrice è la possibilità di salvare i parametri di saldatura nella memoria del dispositivo.
Per salvare i parametri, dopo aver impostato i loro valori, si preme e si tiene premuto il pulsante Memory fino a quando il display inizia a lampeggiare. Successivamente, si sceglie il canale sotto il quale si desidera che i parametri siano salvati. Premendo nuovamente il pulsante Memory, si conferma la scelta del canale. Qualsiasi modifica a uno dei parametri comporterà l'uscita dal canale salvato. Dopo aver riavviato il dispositivo, sono disponibili i parametri utilizzati di recente. Premendo una sola volta il pulsante Memory, si scelgono i parametri memorizzati su un canale specifico.